L'Enoteca è bellissima, Pino. Enoteca. Pinoteca. Immagino venderai anche online. No, ovvio. E il sito? Pinoteca.no! Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it. Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita. One Podcast. Sono uscito da ora, ma non ho letto l'oroscopo. Ma io l'oroscopo glielo faccio qui in diretta. Buongiorniello, eccoci all'oroscopo di oggi. In due minuti è lunedì 4 di marzo 2024. Oggi, con tanti pianeti in pesci e la luna calante in sagittario, anzi reduci dal quarto di luna calante, è il momento giusto per abbandonarci ai pensieri ampi, filosofici, lontani dalla logistica quotidiana del lunedì. Oggi, nel 1916, era nato Giorgio Bassani, che è stato uno scrittore italiano e ha scritto un libro bellissimo, cioè Il giardino dei Fizi Contini. E ve ne voglio citare una frase che dice: nella vita, se uno vuol capire sul serio come stanno le cose di questo mondo, deve morire, almeno una volta. Partiamo dall'oroscopo dell'Ariete, che si sente pronto ad esagerare con le dichiarazioni, anche d'amore, e soprattutto con le dimostrazioni, sempre d'amore. Il Toro pensa che il modo migliore per riscaldare il cuore sia sempre col microonde, affoga la solitudine nel cibo. I Gemelli hanno la luna storta, ma decidono di ignorarla e continuare a limonare durissimo, come stanno facendo ultimamente. Il Cancro ha bisogno e pure voglia di mettere ordine nei pensieri e nei progetti e si decide a fare le cartelle per dividere le email. Ottima idea. Il Leone ha l'impressione che gli si legga in fronte al neon, che si sente sbagliato. La Vergine si sente il cervello allagato, come l'appartamento quando perde la lavatrice. Al massimo trova un calzino che galleggia, ma nessun pensiero costruttivo. Bilancia, pensate ad una qualità? Ecco, lei ce l'ha e nella sua migliore espressione possibile. Così fica questa bilancia che fa quasi incazzare. Lo Scorpione si mette il cartello non disturbare, ma proprio al collo, che si innervosisce anche quando lo salutiamo da lontano. Il Sagittario oggi, invece che affrontare Saturno contro con la logica, prova con la metafisica e la cosa gli dona un certo sollievo, forse illusorio, ma comunque piacevole. Il Capricorno mette nero su bianco i compiti della settimana, che non vorrebbe mai perdere l'occasione di tutta questa fattività. L'Acquario è incredulo di tutte queste emozioni solleticanti, come la vincitrice di Masterchef Eleonora, che sembra lì per caso. E invece. E infine i Pesciolini, è il momento giusto per darci dentro con tutti quei pensieri così profondi che manco tu riesci per davvero a pescarci dentro. C'è sommerso il Titanic proprio nel tuo cuoricino. Oggi, secondo la numerologia pitagorica, è un giorno 6 in un mese universale, cioè marzo 2024, con natura 2. Insomma, oggi restate fermi, programmate, mettete in fila le cose, poi vi muoverete. E con l'oroscopo di questo lunedì abbiamo finito. Io sono la vostra astrologa Ginny. Mi raccomando, andate ad ascoltare l'Oroscopo Podcast settimanale per iniziare al meglio questa settimana. Vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao, Lina e Vitiello. L'Enoteca è bellissima, Pino. Enoteca, Pinoteca. Immagino venderai anche online. Ma ovvio. E il sito? Pinoteca.no! Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.